Oggi vorrei farvi vedere il tutorial di questo trucco, che è un trucco che ho pensato per questo periodo estivo, per magari una festa in piscina, una festa in riva al mare, un aperitivo in riva al mare, e ho voluto fare una cosa abbastanza soft perché in questo modo può essere utilizzato anche di giorno. Io di solito non amo truccarmi se so che devo fare il bagno, quindi magari se vado in piscina o se vado in spiaggia, però so che c'è chi ci tiene comunque ad essere un pochino più carina o comunque ad utilizzare un po' di trucco anche di giorno. E anzi, fatemi sapere voi di solito se vi truccate o meno quando andate al mare. E niente, poi alla fine del tutorial metteremo anche alla prova questo trucco e questi trucchi. Niente, io spero che questo tutorial vi piaccia, che questo video vi piaccia, fatemi sapere che cosa ne pensate. Niente, vi mando un bacio e vi lascio il tutorial. Ciao! Prima di passare al trucco vero e proprio, applico il mio idratante viso, e questo è di Benzac Skincare e ha la protezione solare 30, quindi per questo motivo posso espormi al sole senza problemi. Questo prodotto non è comedogenico e acnegenico ed è molto molto leggero e soprattutto non unto, quindi non unge la pelle e non tende a lucidarla. Adesso passiamo al trucco. Applico questo fondotinta che è molto leggero, molto naturale, ma allo stesso tempo abbastanza coprente. E questo non è un prodotto specifico resistente all'acqua, però comunque essendo in crema resisterà sicuramente di più di un prodotto in polvere, quindi ad esempio di un fondotinta in polvere libera. Dopodiché applico questo correttore per coprire le occhiaie. Quindi il mio piccolo consiglio è: utilizzate prodotti in crema e non in polvere, così siete sicure che resisteranno un pochino di più, soprattutto per quanto riguarda gli ombretti, perché se utilizzate ombretti in polvere vi ritrovate subito con gli occhi da panda. Quindi applico questo ombretto in crema, che è di questo bellissimo rosa pesca con dei riflessi all'interno, e lo picchietto su tutta la palpebra mobile. Come sempre riempio e ridefinisco le mie sopracciglia e dopodiché le fisso con un gel per sopracciglia. Per dare una maggiore intensità allo sguardo utilizzo questa matita nera waterproof e non creo una vera e propria riga, ma semplicemente la picchietto tra le ciglia superiori per un effetto molto molto naturale. Sotto alle ciglia inferiori applico questa matita, sempre waterproof, e di questo bel color azzurro mare, azzurro cielo. E concludo il trucco occhi applicando questo mascara resistente all'acqua. Sui miei zigomi applico sempre un prodotto in crema, questo è un blushing stick, e mi piace perché ha un effetto molto naturale e molto luminoso, che secondo me sta molto bene con l'abbronzatura. Applico un velo di cipria, anche se questa è la prima cosa che se ne andrà con l'acqua, la applico comunque per opacizzare l'incarnato e per far sì che il trucco duri più a lungo. E infine applico questa tinta per labbra, e questo è un prodotto molto resistente, potete mangiare, potete bere e la tinta non se ne andrà dalle vostre labbra. E adesso mettiamo alla prova questo trucco, quindi vediamo se resiste al contatto con l'acqua. E niente, secondo me il trucco ha resistito alla prova piscina. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate, e niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!